Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, bentrovati, buon sabato, anche se ormai il sabato le volge al suo termine. Volge al termine. Ormai qua sono le 6 di sera, ma è già buio, come si suol dire. Ma noi ovviamente imperterriti, quindi salutiamo tutti coloro che si stanno per preparare a godersi la partita qui alla Palatacca, proprio mentre le ragazze entrano in campo. Allora io saluto Luca Basile. Io saluto Cristiano Baggiano. E insieme salutiamo Davide Bianchi e Silvano Leonardo. Qua a darci una mano in cabina di regia e reparto tecnico, il nostro nuovo acquisto. Che mi saluta, perché ha fatto così con la mano, quindi mi saluta. Allora innanzitutto formalmente diciamo cosa siamo qua a fare oggi. Abbiamo fatto tutto un preambolo, ma cosa siamo qua a fare? Penso che siamo qua a commentare una partita di pallamano. Dicesi Serie A Beretta, ovviamente femminile, che è giunta alla sua settima giornata. Nonostante tutto, perché, un po' di rinvii, un po' di spostamenti, però insomma per ora si riesce ad andare avanti in attesa di novità dal lato governativo, ovviamente dalle autorità sportive. Però siamo giunti alla settima giornata, qua ospite oggi abbiamo la Polisportiva Cingoli, che già abbiamo ospitato con la squadra maschile, ma al pari nostro e a pari del Brixen hanno la formazione in Serie A Beretta sia per quanto riguarda maschile che femminile, quindi li accogliamo nuovamente. Qua ne approfitto per ringraziare loro addetto stampa Giacomo Grasselli, con cui mi scambio in settimana per avere tutte informazioni, foto, elenchi e quant'altro, quindi lo ringraziamo pubblicamente e siamo qua pronti a raccontarvi questa settima giornata, che oltre alle suddette Castelmagnago e Cingoli che sono pronte ad entrare in campo, vedranno opporsi anche Mestrino e Erice, anche se in realtà la partita si è giocata oggi pomeriggio alle 3:30, quindi andremo a recuperare il risultato. Salerno Malo è appunto stata una di quelle partite rinviate a causa di positività a Covid di alcune giocatrici. Alle 18 è iniziata Pontigna Nuoro e alle 19 si giocherà Brixen Leno e alle 20 Cellini Padova Ariosto Ferrara. Questo è il quadro completo della settima giornata. Che tour! Ovviamente intanto che gli arbitri predispongono tutto per la partenza del match, andiamo a leggervi anche la classifica. Ovviamente le partite giocate dalle singole squadre non sono uguali per tutti per i noti problemi, però ve la leggiamo così com'è. Classifica che attualmente vede l'Oderzo condurre con 12 punti, Brixen 11, Salerno e Mestrino 8, Erice 7, Pontigna 5, Cassano Malo 4, Ferrara 3, Cingoli e Leno 2, Padova e Nuoro 1 punto. E intanto sei stato precisissimo. Perché attenzione, perché c'è il tabellone che è impazzito. Però tu hai finito proprio un attimo prima che vi siete messi d'accordo. D'altronde la Svizzera è qua a pochi chilometri, anche se non c'entriamo molto in termini di precisione. Arroghiamo questa qualità che non poi soprattutto io con la puntualità devo fare outing. Siete proprio agli antipodi. Allora, normalmente dico a Davide un orario in cui ci troviamo a palazzetto, lui normalmente arriva un quarto d'ora dopo, perché sa che io comunque arrivo sempre dopo il quarto d'ora. Va bene. Intanto la partita prende il via ufficialmente del Cingoli che attacca in campo con il Cingoli con la maglia nera bella scura e le ragazze invece con la classica maglia amaranto con gli inserti blanche bianchi. Salutiamo e ringraziamo per la collaborazione, perché anche loro fanno parte del gioco, quindi la partita sarà diretta dalla coppia Luca Pronti Nicolella via. E Pier Girolamo Potenza. Pronti via, numero 6 del Cingoli. Quindi Chiara ci attaglia Chiara. Quindi Cingoli che sembra schierarsi in 6-0 in questi primi fasi di gioco. Infatti, però palla persa in attacco dalle nostre ragazze. Sfondamento per il Cassano ravvisato dal direttore di gara. Quindi Cingoli che si riversa nuovamente nella metà campo della Cassano Magnago. Già una rete segnata dalle ragazze in maglia nera a un minuto appena finito di questo primo tempo appena iniziato. E dunque ancora passaggio all'ala. Torna indietro, passaggio palla persa, per il pivot, ma capisce tutto Cassano, vediamo se può partire il contropiede. Prova a portarlo Jovovic, fila uno contro uno, scarica Gloria Montoli. Passi, credo che gli abbia dato passi o sfondo, uno delle due. Adesso non vedo, non ho visto il segno che ha fatto l'arbitro. Comunque due nulla di fatto ancora. Prime due tentativi offensivi, fallo in attacco per il Cassano, vediamo, stanno ancora registrando, stanno ancora prendendo le misure. Nel frattempo il Cingoli che è tornata a far girare la palla, prova lo scavalcamento, arriva la palla all'ala, torna indietro, Gloria palla, capisce Gloria. Tutto,
parte un contropiede, arriva fino a Gozzi, viene la riprende, riesce a tenere il possesso palla e guadagna il gol. Va a realizzare un giallo, anche un cartellino giallo, credo, sì, quindi cartellino giallo, giallo però non per la giocatrice numero 8, numero 8, terzino numero destro, 8, numero 8, Valieri Roberta. Quindi prima rete e giallo per il Cassano, quindi 1-1, due minuti giocati, quindi partita che così inizia subito in modo bello arzillo, tanto passaggio per l'ala, ha lo spazio per entrare, Lenardon dall'ala va a realizzare. Lenardon Cristina, vice capitano, tanto arriva Michela Cobianchi, scambia con Ferrazzi, la palla per Jovovic evita lo sfondamento e si ritorna a girare palla dopo che era arrivata fino a Zannellini. Adesso è Ferrazzi, Jovovic, Ferrazzi, Cobianchi, fraseggiano centrale e terzini, tanto che preparano lo schema, vediamo, intanto esce Gloria, riceve, scambia con Michela, arriva Zoka, cambio direzione, forse. Ferrazzi, Zannellini allo spazio, tiro precisissimo sul secondo palo, due pari, quindi estrema parità, ma sono solo tre minuti giocati, quindi siamo in un momento proprio di valutazione per capire un po' come può essere, che strada potrebbe pigliare questo match. Per il momento estrema parità, tanto 9 metri per il Cingoli, si torna a girare palla, la 5-1 piuttosto profonda da parte del Cassano. Sì, difesa aggressiva, stavo proprio dicendo questo. Giulia Gozzi in punta per la 5-1. Giro palla del Cingoli. Provo a superare. Centrale, ancora Gloria a rubar palla. Palla che arriva comunque a Lenardon. Tenta un pallonetto che però si infange sulla traversa. Può ripartire Cassano alla ricerca del primo vantaggio in questo match. Ferrazzi in seconda fase, ma ancora sfondo. Sfondamento. Si è fermata davanti a lei, giocatrice avversaria, sì, inducendola. Sì, sì, sembrava indecisa su cosa volesse fare. Nel frattempo però Si è trovata la giocatrice del Cingoli e di conseguenza ha commesso infrazione di sfondo, ravvisato dal direttore di gara, e quindi si torna nuovamente nell'ambito campo del Cassano che difende. Cingoli che prepara lo schema da fuori, però c'è il prova portiere Velieri da fuori, ma contropiede, punta Nila, Gozzi a lanciare anche, passaggio un po' lungo, quindi ancora una palla persa e siamo già a 4 palloni persi in attacco. Questo era un passaggio un po' lungo, ha provato Giulia ad allungarsi con le unghie, ma non è riuscita a trattenere la palla. Buona la parata di Bertolino, poi lancia il contropiede, ma purtroppo leggermente oltre misura. Quindi si ritorna nuovamente nella metà campo del Cassano che difende ancora, tanto è Cingoli. Velieri uno contro passaggio. Uno. Arriva all'ala, cambio direzione, terzino, va subito. Senza perdere tempo va la numero 6 ancora una volta a segno, mi pare sia già la seconda rete Ciattaglia, di Ciattaglia. Sì, seconda rete per lei, va però guadagna un tiro dai 7, non solo, ma anche un 2 minuti per la giocatrice numero 5 della Cingoli, ovvero Faris Fatima, che è obbligata a andarsi a sedere in panchina insieme alle compagne, e va del balzo, si incarica del tiro Bianca del balzo. Il gol è conquistato invece da Gloria Montoli, nella posizione di pivot. E va a realizzare Bianca. Vantaggio Cassano Magnago 4-3. No, era il terzo gol. Ah già, era terzo. Era già, cavolo, già. Che velocità che hanno al tabellone. Sì. Porca miseria, ma anche il tempo di incredibile. Tre pari. 5 minuti e 13 secondi, aspetta perché c'è qualcosa da sistemare. Tanto inferiorità numerica per i Cingoli, ricordiamo ancora per un minuto e 40 qualcosa secondi. Qualcosa da sistemare, vediamo, intanto non abbiamo menzionato, ma c'è anche il commissario FIGH, vale a dire Dario Fabian. Tanto pare sia tutto a posto, si può riprendere, hanno sistemato, c'era bene, qualcosa da segnare sul ancora un sul minuto referto, e 40 quindi. Di inferiorità numerica da parte del Cingoli, che sta attaccando in questo momento, deve rinunciare, vedo che non va con extra player, quindi deve rinunciare al pivot. Intanto buona provano, difesa. Provano a girare palla, ma poi proprio l'intervento difensivo di Gozzi in centravanti va a disturbare. Comunque rimane in attacco Cingoli. Sempre tre terzini che girano senza pivot.
prova a Leonard Donk, ovviamente la giocatrice più esperta nelle file dei 5, quindi prova a risolvere lei, anche se parte ovviamente dalla posizione di ala. Ed eccola qua la chiamata del passivo da parte della coppia arbitrale, poi tentativo di passaggio all'ala che va tagliato, ma è più lesta. Si disimpegna Gloria. Bene Gloria, nonostante fosse porta sotto assedio. Attenzione, Zocca entra. Seconda fase un po' complicata. Sorride perché dice, sembrava un ping pong, sembrava un flipper a un certo punto però. E quindi segnaliamo primo vantaggio per la squadra di casa, al sesto minuto, sul 4-3. L'avevo anticipato di un attimo. 4-3 è talmente avanti che vede il futuro. Semplicemente ho sbagliato, attenzione, bella, però è area. Sì, viene segnata in fazione di area, quindi vanificato il gesto tecnico da parte di Cristalli che aveva fatto una bella rete dall'ala. Attenzione, ancora una palla, prova in extremis, sempre Giulia Gozzi a buttarsi, ma invasione. Sta ancora pasticciando un po' troppo, forse. Troppi palloni persi in attacco, attenzione perché si libera Ciattaglia, poi scarica ancora per Cristalli. Bertolino col piede, dice di no. Si oppone, Nila. Primo piano per lei, ottima la parata, già intervenuta in un paio di occasioni in modo direi molto molto buono. Bacco Bianchi però la palla finisce fuori, forse ha subito forse un fallo. Forse c'è stato un contatto, non era avvisato nessuno comunque, perché non trova la porta. Nel frattempo si esaurisce la penalità. Si torna in parità numerica. In effetti aveva la doppia opportunità, nel senso che poteva andare a tirare o passare all'ala, in effetti lo spazio c'era e Michela è andata. Allora cerchiamo di capire. Tanto ancora Veglieri, penso che fosse il terzino destro, poi palla recuperata Gloria, ancora Danile, questa volta il lancio è buono su Montoli che va a realizzare. Prima rete per lei, Cassano che prova all'allungo, 5-3 punteggio. Cassano sempre in 5-1, non riesce a trovare gli spazi l'attacco dei cingoli. Prova ora Viglieri uno contro uno, ma in fazione di passi, palla persa. Cassano che invece sta riuscendo a sfruttare al meglio l'occasione che ha in attacco. Prova Ferrazzi, Cobianchi e va a conquistarsi un tiro da 7 metri. Questa volta ancora Bertolucci su di lei e viene ravvisato il fallo, quindi sarà tiro da 7 metri. Vediamo anche un cartellino giallo a carico di Cristina Lenardon. Michela un po' sofferente, ma fa segno che può restare in campo. Ancora una volta dalla panchina Bianca del Balzo si incarica del tentativo di trasformazione. Opposta lei con il numero 16 Battenti e realizza, seconda rete per Bianca e a lungo deciso del Cassano che questa volta va sul triplo vantaggio, 6-3 punteggio in questo momento. Prova Cingoli a scardinare la difesa del padrone di casa. Ciattaglia va in uno contro uno, si incune la difesa, realizza ma non viene confermato il gol, quindi ci sarà un tiro da 7 metri e cartellino giallo per Giulia Gozzi. La rete non è stata convalidata, ma ci sarà ovviamente un tiro da 7 metri perché Ciattaglia si era liberata al tiro e poi è stata disturbata da Giulia. E sarà Sara Bertolucci a tentare questo tiro e va a realizzare. Cingoli che accorcia le distanze, 6-4 punteggio. Cassano che ci riprova con Jovovic in cabina di regia, Cingoli che si schiera ancora in 6-0, non cambiano le difese, 6-0 per i Cingoli, 5-1 per il Cassano. Jovovic incrocia per Ferrazzi, poi arriva Cobianchi, ancora Jovovic uno contro uno, trova il varco ma col piede riesce a stoppare il tiro Battenti. Riparte in seconda fase Cingoli, nel tempo a schierarsi a difesa del Cassano, ancora Ciattaglia che sembra la più attiva delle sue, cerca il varco in uno contro uno. 9 metri, rimaniamo in posizione attacco per i Cingoli. Riprende il gioco Veglieri, prova ancora ma viene fermata, nulla di fatto. Bertolucci, Lenardon, non c'è spazio, deve risalire.
Poi via sul ballo Zanellini, attenzione, siamo sotto passivo intanto. Deve arrivare al tiro velocemente il Cingoli, prova ancora Bartolucci, Sara. Dovrebbero essere esauriti i passaggi, prova ancora, tiro stoppato, la palla arriva ancora a Ciattaglia, ancora 9 metri, credo che sia rimasto un solo passaggio a disposizione, quindi dovranno qualcuno alzarsi a tirare, sarà Bartolucci e trova un angolino fantastico Bartolucci Sara. Ormai non aveva più altre chance da fare, doveva solo alzarsi a tirare, lo fa sotto la traversa ed ora un po' di confusione in attacco, se ne esce fuori con un 2 minuti per numero 5 del 5, attenzione perché per Fatima Faris è la seconda esclusione momentanea quando siamo ancora al decimo del primo tempo, 5-0 il punteggio, cioè 6-5 scusate il punteggio al decimo minuto. Potrà riprendere il gioco, uomo in più da sfruttare per il Cassano, prova Jovovic per via centrale ma viene fermata. Ferrazzi, Jovovic, Cobianchi, palla per Zanellini sull'ala, difesa aperta, ne approfitta Sara Zanellini dall'ala destra. ...7-5 punteggio. ...9 metri. Ancora buona difesa delle padrone di casa. Ciattaglia viene stoppato, recupera la palla Bertolino, vediamo se può lanciare. Sì, si propone Gloria Montoli, arriva la palla e non può sbagliare da lì. Gloria, seconda rete per lei, 8-5, Cassano che si riporta più 3. C'era un tentativo di rimonta da parte del Cingoli. Ora viene fermato il tempo perché c'è un buco nella rete della porta difesa da battenti. Ne approfittano i rispettivi allenatori per dare consigli, aggiustare le cose. Qualcosa ha funzionato, altro no fino a questo momento, quindi ovviamente in questi attimi provano a portare le giuste correzioni i due allenatori, rispettivamente Milanovic per il Cassano e Analla per il Cingoli. Tutto pronto, riparato il buco nella rete, poi riprendere il gioco, 8-5 punteggio quando siamo quasi al dodicesimo. Va bene, intanto stavamo verificando alcuni aspetti tecnici, intanto il Cingoli che attacca, 8-5 il punteggio, 12 minuti giocati, arriva, prova, forza, la difesa e guadagna un tiro dei 7 per difesa in area e 2 minuti per Gloria Montoli che chiede spiegazioni, dice ma non mi sembrava, e infatti non è Gloria ad uscire ma è Jovovic che esce. Per cui una inferiorità numerica oltre al tiro dai 7 metri concesso a Cingoli. 8-5 il punteggio. Quindi è Jovovic. Jovovic che esce, intanto è Milica che entra e si prepara a parare il tiro dai 7. C'è una spiegazione con gli arbitri. Entra Lisa Ponti. Ok, tutto regolare, entra Lisa Ponti, quindi intanto attendiamo il tiro dai 7, se ne incarica il numero 3 del Cingoli e segna Bartolucci, numero 3 del Cingoli, va a segnare la rete numero 6 del Cingoli, quindi 8-6 il punteggio dopo 12 minuti e 24 secondi, inferiorità numerica intanto da entrambe le parti. Ecco che si torna a giocare, intanto è entrata anche nelle file del Cassano pivot
Eva Broggi, Elisa Ponti in cabina di regia. Perfetto, allora siamo tornati a bomba anche col tabellone. Tanto nel frattempo scade la inferiorità numerica per il 5, quindi ora è il Cassano che è in inferiorità numerica. Ed è anche sotto passivo, quindi dovrà trovare una soluzione estemporanea. Prova Michela Cobianchi, ma viene fermata, ancora 9 metri. Bisogna arrivare al tiro con pochi passaggi. Prova Michela palo, da fuori, palo. Rimpallo favorevole alla giocatrice del Cingoli, quindi riparte subito, seconda fase, veloce Cingoli. Si presenta ancora già sui 9 metri. Uno contro uno, Velieri. Passaggio all'ala che ha lo spazio. Pallonetto, non trova. Secondo pallonetto che prova, prima è andato sulla traversa, questa volta è andato direttamente fuori. Dunque nulla di fatto, era una buona occasione per ridurre il gap. Cassano che sta superando indenne in fretta numerica, ora gioca con l'ex Europei, quindi dentro Elisa Ponti, porta sguarnita al posto di Bertolino. Ancora 20 secondi di inferiorità. Nico Bianchi, Ferrazzi, ancora Cobianchi, risale Zanellini, Ponti, Gozzi, Ferrazzi, Cobianchi. Non c'è spazio, bisogna ricominciare. Si riparte, è passivo. Sì. Ferrazzi da fuori, missile aria-aria, però non scende abbastanza, si perde oltre la traversa. Attenzione alla seconda fase del Cingoli, però chiude bene la difesa. Nel frattempo scaduta la penalità. Cassano arriva la palla al pivot, c'è Bertolino, però c'è anche un tiro dai 7. Esatto, sì, si è guadagnato un 7 metri, quindi è entrata col numero 20 al posto di Faris, ovviamente con la doppia penalità nei primi minuti. Mariniello Caterina deve lasciare spazio a... E va ancora al tiro dai 7 Bartolucci Sara per il Cingoli contro Bertolino. Ancora una volta spiazza, quindi 3 tiri da 7 metri realizzati, anche un gol di movimento per lei, quindi quarta rete per Bartolucci che fino a questo momento è la miglior marcatrice dell'incontro. Quando siamo al 15° e si riporta sotto Cingoli, Cassano due volte si è trovata più 3, ma per ben due volte Cingoli si riporta sotto a una sola rete di distanza. Lisa che scambia con Cobianchi, arriva Ferrazzi, ancora Cobianchi, prova a cambiare, bellissimo il passaggio e la presa di Eva grande Broggi. Eva, perché comunque il passaggio, seppur sotto fallo di Michela, non era precisissimo, sembrava alto, sembrava scappare via la palla, ma con le sue lunghe leve Eva è riuscita ad arpionare il pallone e poi a quel punto, completamente sola, si gira e spiazza il portiere avversario. Prima rete per Broggi e Cassano che si riporta avanti 9-7. E Cingoli che prova ora dal centro, traversa però 9 era, metri. Ovviamente era sotto fallo, ci attaglia, quindi si riprende con 9 metri. L'arbitro evita anche l'arbitro. Evita di essere colpito dalla palla. Veglieri sempre uno contro uno, potete scaricare all'ala, ma viene spinta al momento del passaggio, inizio della coppia arbitrale. Non è d'accordo la panchina del Cassano su questo 9 metri. E dunque si riprende, 9 metri già battuto, è Cingoli che prova ancora a scardinare le maglie della difesa del Cassano, prova tiro da sotto. Questa volta passi, credo. Credo passi, sì. Fischiato largo anticipo, quindi probabilmente infrazione di passi per Velieri. Quindi 9-7 il punteggio, ancora Cassano che attacca, ancora opportunità di riportarsi a più 3, arriva Cobianchi, riceve Ferrazzi, Gozzi. Non c'è spazio ancora dalle Ferrazzi. Ali. Difesa piatta del Cingoli con la 6-0, quindi coprono molto le ali, non hanno spazio. Il coach chiama la calma, dice aspetta che ci organizziamo. 16 minuti e 43 secondi del primo tempo, 9-7 il punteggio. Cassano che sta attaccando. I nostri ali non trovano spazio, difesa molto larga da parte del Cingoli, quindi bisogna cercare spazi per vie centrali. Ci prova Cobianchi, uno contro uno, viene fermata, ma siamo ancora sotto passivo. Attenzione, vediamo scaldarsi anche Bianca del Balzo in panchina, finora è stata utilizzata solo per tirare 7 metri. Vediamo se Ferrazzi da fuori. Tiro deviato, ma poi c'è la parata del portiere, quindi rimessa laterale per il Cassano e soprattutto possesso palla gestito senza più la spada di Damocle del passivo, essendoci stata la parata del portiere numero 16 Ilenia Battenti. 9-7, 17 minuti e 30 secondi del primo tempo, ancora 12 minuti e 30 da giocare. Ancora in campo anche per Giulia Laita,
Cobianchi, Zanellini, c'era lo spazio per l'ala, ma è arrivata lunga Cobianchi, gesto dell'arbitro, quindi sfondamento. Ci devono essere tanti però, gli sfondamenti, gli errori tecnici, i passi, ne abbiamo visti tanti, Sì, Cassano che sta giocando con ritmi non veloci come sono abituati, quindi attacchi un po' più lunghi a cercare maggiore lucidità, ma poi invece accelerazioni improvvise, molto spesso abbiamo visto questi errori tecnici. Attenzione, e due, vediamo i tre, ancora, c'è un piede. Allora, bel tiro, no, di... è area da parte della giocatrice del Cingoli, ottimo alla presenza di Bertolino. Buono il passaggio per Gozzi e la sua posizione, e infatti realizza. Finalmente arriva una buona palla giocabile dalle ali e ne approfitta prontamente Giulia Gozzi, ha detto qua la prima che arriva, non so quando arriva la prossima, sarà il caso che la butti che in fondo al sacco. E faccio intanto il mio dovere. Time out chiamato da José Nicolas Analla, allenatore della Polisportiva Cingoli. Cassano che è tornata ancora al suo massimo vantaggio, più tre finora, sì, in varie occasioni. Partita comunque aperta, direi, perché... Sì, ma proprio perché questi continui errori da parte di entrambe le formazioni non hanno permesso di capire ancora che ci sia un netto predominio della squadra sull'altra. Cassano per ora ha sempre gestito un buon vantaggio, ma non ha dato sensazione di averla chiusa in maniera definitiva, tutt'altro. Bene, intanto gli allenatori danno indicazioni, inquadrati in questo momento la panchina della Cingoli. Intanto ricevo istruzioni live per il tabellone. No. Era meglio prima, Riclicco. Va bene, dopo controlliamo. Ottimo, intanto è terminato il time out, per cui le squadre tornano in campo per i prossimi 11 minuti e 30 secondi di gioco del primo tempo. Poi ricordiamo breve pausa e poi ci godiamo il secondo tempo. E a seguire ovviamente, ricordiamolo, ci sarà la partita, mai da questo caso per la Serie A, Beretta maschile, Cassano contro San Giorgio Molteno, quindi il più classico dei derby. E arriva il fischio dell'arbitro, si riprende a giocare qui a Cassano Magnago al Palatacca, al palazzetto Tacca, tempio della pallamano almeno locale, diciamo. Beh, insomma, anche a livello nazionale, certo, si può dire. Certo, assolutamente. Uno dei primi impianti regolari, 40x20 in Italia, quindi si può dire assolutamente. Uno dei campi storici per la pallamano. Assolutamente sì, va al passaggio al pivot, però 9 metri prima, ancora non è d'accordo il coach di Cassano. Ad ogni modo si riprende a giocare, prova a scavalcare, non ce la fa, quindi un altro 9 metri. Sì, gioca un po' spezzettato, Patigliani, dovrebbero far giocare un po' di più. Prova Lenardon, uno contro uno, ma buona guardia a Sara, che ha il suo bel da fare. Intanto vedo che stanno spopolando. Insiste. Palla pivot, realizza. Sì, o difesa in aria, perché era sui 6 metri. Caterina Mariniello, prima rete per lei. Troppo veloci, quindi devono tornare indietro e battere nuovamente il centrocampo. 10-8 il punteggio, ormai 20 minuti giocati, ultimi 10 minuti abbondanti di gioco in questo primo tempo. Dicevamo equilibrio, direi, assoluto. Sì, Cassano che ha provato a allungare 2-3 volte sul più 3, ma ogni volta il Cingoli si riporta sotto, quindi partita ancora da decifrare, tutta da scrivere in finale ovviamente. Passaggio era per il pivot, che però viene ben difeso, tenta in ultimo un tuffo per buttare la palla in porta, ma nulla può. Tanto e dunque abbiamo arriva... visto anche un cambio tra i pali del Cingoli, perché in quest'ultima azione ha difeso la porta marchigiana Margherita Danti. 9 metri per il Cingoli. Ecco, è già battuto. Anticipo di Elisa Ponti. Poi attenzione, passi. Ha avuto indecisione. Ha avuto quell'attimo di indecisione sull'anticipo. Era convinta che la compagna fosse più pronta, più sotto, si è dovuta fermare per cercare con lo sguardo dove fosse rimasta. A quel punto ha fatto un appoggio di troppo e quello le è stato fatale, perché era il quarto in totale. Si ritorna dunque col Cassano che attacca, intanto cambio di posto tra Laito e Elisa Ponti. Va Lisa. Fuori Lisa, ma è attenzione, pronto, palla per Gozzi che riesce a porta vuota in maniera molto arcigna, sì, tiene Danti la palla. Nel tentativo di recuperare il pallone si è trovata fuori area, quindi non poteva più intervenire. A quel punto
tutto semplice anche sulla posizione angolata per Giulio Gozzi. Era un tiro insidioso questo, ma Bertolino presentissima, lancia un contropiede per Eva Broggi che va con una morbida sopra al portiere e porta il Cassano a più 4 a 21 minuti e 16 secondi del primo tempo, 12 Cassano, 8 Cingoli. Sì, bello 1-2 del Cassano, brava Giulia Gozzi a sfruttare un'indecisione del portiere avversario, poi su un tiro bello ma ben gestito da Danila, parata e contropiede per Eva che poi va a realizzare il massimo vantaggio, più 4, 12-8 punteggio al 22esimo minuto del primo tempo. Ma è Cingoli che si sta organizzando per, ancora qui ci sono qualche due passaggi un passaggio, po' imprecisi, esatto. Sì, prova esatto. Bartolucci a portare ordine, si prova da fuori, fa il velo, pivot, stava per ingannare Mila, è molto rischiosa, un altro contropiede, questa ancora volta la palla un po' viene lunga, forse ostacolata, nulla di fatto, si ritorna col Cingoli che scatta immediatamente approfittando della difesa non ancora schierata, tiro dall'ala, guarda, errore di Mila questa volta, sì, brava Lenardon a trovare il varco tra portiere e palo, ma numero 7. Grosso demerito su questo gol per Nila. È sul primo palo, effettivamente, infatti va a confrontarsi con Milica che gli dice dai, don't worry. Sì, a rincorrarla un po', cioè, ormai è andato, non ci pensare più. Volta pagina, la cosa più importante in questi casi è voltare pagina. E parare i prossimi. Non rimuginare troppo sull'errore, esatto. Sì. Va bene, intanto è Cassano che attacca, Lisa Ponti, Laita, Cobianchi, ancora Laita, ancora Lisa Ponti. Gozzi che prova, spazio. Trova lo e spazio poi si inventa, con una finta. Non c'era lo spazio ma se l'ha inventato lei con una bella finta sulla sua diretta avversaria. Va a realizzare quarta rete anche per Giulia Gozzi che va a raggiungere Bartolucci a 4 reti. In questo caso iniziativa personale perché col balletto è riuscito a far fuori il suo diretto difensore e ha trovato lo spazio per andare a tirare. Quindi ottima Giulia Gozzi. Cingoli. Prova si e attaglia, tiro, non c'è fallo, sì, gestisce sì, sì. Nila, poi ancora lancio piede per Del Balzo che nel frattempo era subentrata in campo. E poi questi contropiedi ovviamente consentono delle accelerazioni, probabilmente Cassano sta provando a dare un break prima, più 5. Esatto, a fare un break, a creare un break prima della pausa, insomma vedremo. Tanto è ancora è un pizzico di fortuna, prova sotto fallo nel dubbio Bartolucci, tira e nel disinteresse Lisa, totale giravolta spaziale come Goldrake, bravissima 1-2 rapido Ponti. Per Lisa Ponti e il Cassano come al solito si conferma nel suo gioco corale perché finora hanno realizzato almeno una rete ben 7 giocatrici contro le 4 della Polisportiva Cingoli. Questo è un dato che puntualmente ogni partita si ripete, sempre tante giocatrici a marcare reti, segno che si gioca più di squadra e non di singoli. Sfondamento preso da Giulia. Giulia Gozzi ha provato prima e poi altro contropiede di Del Balzo, intanto morbido sopra la partita, ha tentato di ricevere uno sfondo, no, allora ci ha riprovato il secondo, ha detto fa due, insomma il primo non lo fischio ma il secondo mi sento di fischiarlo. Cassano va bene. Che torna a giocare in velocità, non vediamo più 6 per Cassano, esatto, 24 minuti e 27 secondi. Riesce a sfruttare con una buona difesa le parate di Nila, soprattutto il gioco in velocità. Sì, sono entrate forse due reti un po' così, un po' strane, però nel frattempo anche le ragazze del Cassano in attacco hanno saputo sfruttare le occasioni, intanto era un po' in area, sì esatto, se non è fallo sicuramente invasione, una delle due. Riparte Cassano con Lisa, Giulia Gozzi, con Bianchi a liberare Zanellini, schiacciata lascia sotto il primo la gamba palo del portiere. Poi trova di chiuderlo ma ormai la palla è passata, quindi rete per Zanellini. È il tentativo di break, mi sembra che ce l'abbiano in testa le ragazze del Cassano, quindi strategia di chiudere il primo tempo con un certo vantaggio per poi gestire il secondo, vedremo, perché 4 minuti e 40 secondi oltre più altri 30, sappiamo che nella pallamano, intanto altro tentativo di tiro dai 9 metri va direttamente fuori, quindi riparte ancora Cassano, si fa prendere un po' dalla fretta 5, vede il Cassano scappare, provato a stringere i tempi, Lisa ora mi sa che ci ha messo un passo di troppo, sì. Vediamo Analla già con un secondo cartellino verde, quindi potrebbe giocarsi il secondo time out già nel primo tempo, ma vede il Cassano questa volta allungare in maniera netta, siamo a più 7, comincia a essere un distacco importante, quindi probabilmente dovrà interrompere il gioco e porre rimedio. 4 minuti, vediamo Cingoli tenterà di tutto per ridurre il gap, ovviamente
Intanto è la difesa del Cassano che fa un buon lavoro, 9 metri per le ragazze in maglia nera. Si riprende a giocare. Vediamo se si giocherà subito secondo te, Mauto, oppure aspetterai 4 minuti che lo prova separano. Da fuori e trova un bel tiro, numero 6. Taglia ancora 6, lei, ancora ha fatto 2-3 gol di elevata fattura tecnica. Tanto Eva Broggi scambia con Lisa Ponti, adesso Eva in posizione di terzino sinistro. Sì, in campo contemporaneamente Eva e Bianca, quindi Bianca pivot, Eva ritorna al suo ruolo primitivo di terzino, è iniziata come terzino. Eva doppio poi pivot però. Un po' di stagioni gioca presto. Anche come pivot, quindi ha questa possibilità di giocare Lisa, in due ruoli. Eva va. Proprio lei va. Viene servita e va con un demi-volé a realizzare. Eva Broggi, che bel terza tiro. Rete. Brava Eva, e intanto è stata brava a prendere la palla, conservarla e poi avere la lucidità e la freddezza di fare un tiro così tecnico, molto brava. Attenzione perché la difesa si è fatta schiacciare col doppio pivot. Di chi è questo? Questo ce lo siamo persi, numero 5 del Cingoli. Faris Fatima, sì, c'è stato una buona manovra del centrale che ha schiacciato il nostro centravanti, quindi si è dovuti tornare dalla 5-1 alla 6-0 e c'è stato quell'attimo di sbandamento di cui le nostre avversarie hanno approfittato prontamente. Esce del balzo, riceve, cambia con Cobianchi, arriva Broggi in velocità, uno contro uno, non c'è spazio, ancora attenzione passivo. Lisa Ponti in doppio appoggio. Centrale, e centrale prova del balzo. Ha recuperato la palla. Difesa, quindi può partire in seconda fase Cingoli. Palla alla destra, ma ha capito tutto ancora Lisa. Chiede l'assistenza di Light, ancora per Ponti. Buono. E va a realizzare, nonostante il tentativo azione in estremis. Corale, brave anche Light a tenere la palla, perché doveva dare per forza appoggio a Lisa. Poi brava a conservare la palla nonostante fosse ben difesa e dunque una contropiede ben riuscito grazie alla collaborazione, sì, tra Giulia le compagne. Giulia a proporsi perché Lisa doveva per forza passare la palla a qualcuno, poi a tirare il difensore e a ritornare la palla a Lisa. Buona la difesa di completamente Laica. Sola. 19-12, 2 all'intervallo, si lotta sui palloni, non è finita sicuramente la partita, quindi è giusto avere Animus Pugnandi su ogni palla vagante, attenzione tiro da fuori, questa volta non si fa sorprendere Bertolino, pronta a lanciare, del balzo, ancora per del balzo, e va. Terza rete consecutiva su contropiede per del balzo, quindi funziona l'asse Bertolino del balzo. 20-12, massimo vantaggio per il Cassano, 1 minuto e 30 secondi circa, 1 minuto e 20 secondi da giocare in questo primo tempo. Buone le accelerazioni del Cassano con questi contropiedi, tanto è Cingoli che però c'è un po' di imprecisione, dunque palla recuperata, si riparte, ancora palla ancora del Cingoli, difesa tiro distratta, oh, è sfortuna perché è doppio questa palo, sfortuna, altro contropiede ancora del balzo che va. Pallonetto, morbida. Sesta rete per Bianca del Balzo, quindi che si erge a miglior marcatrice dell'incontro, ha superato Bartolucci, ferma a 5. Ultimi 45 secondi di gioco per questo primo tempo, poi riposo e dopo secondo tempo. Cassano che Cassano ha allungato nettamente negli ultimi 10 minuti del primo tempo. Abbiamo ancora più 2 al 20esimo, ed ora invece siamo a un vantaggio di più 9 per le ragazze Amaranto. Proverà da fuori, no, passaggio quasi una palla micchia a questo punto, però ci attaglia, aveva tutto lo spazio di questo mondo, quindi va a realizzare, ne ha approfittato, ha trovato davanti a sé un varco, tanto time out per il Cassano, giustamente non avendolo ancora utilizzato, esatto, comunque poi non aveva potuto fare nel secondo tempo, quindi va a chiamarlo, quindi ossigeno. C'è da gestire, soprattutto un possesso palla per 15 secondi, quindi va a ottimizzare, probabilmente chiamerà qualche schema particolare in questi ultimi 15 secondi di gioco, ovviamente senza lasciare spazio a un'eventuale replica, quindi ci sarà un giro di palla 10 secondi e poi si tenterà un tiro all'ultimo istante. E intanto la panchina del Cassano inquadrata con il coach Sasha Milanovic che dà istruzioni alle proprie ragazze proprio su questi ultimi secondi di gioco. Abbiamo visto chiamare uno schema particolare, qui proprio Eva faceva segno a Michela, io mi metto lì, tu entri di qua. E siamo a posto, vediamo di che si tratta. Vediamo cosa succede. Ovviamente siamo curiosi di vedere qua, live. Qua questo noi siamo belli seduti, tranquilli, tutto semplice e facile, sì, mettiamo sì. I disegnini sulla certo, carta. Certo. Ovviamente bisogna farli in campo e bisogna vedere se le ragazze del cingolo sono d'accordo a farglielo fare.
Vediamo, questo, vediamo, c'è curiosità. Come disse qualcuno, tradire il mare, tradire il fare, c'è sempre in mezzo qualcos'altro. Mi sono incartato, c'è di mezzo qualcos'altro che lo impedisce, evidentemente. Va bene. Mando alle ciance. Si torna in campo, 15 secondi da giocare, più 8 per il Cassano, 21-13, tentativo sicuramente Cassano di aggiungere un'ulteriore lunghezza a questo vantaggio. Sì, effettivamente è uno schema, ed è uno schema per tiro al volo. Schema per tiro al volo, però l'Aita non ha trovato lo spazio. Attenzione perché mancano 4 secondi, va del balzo e segna. Non ho capito se viene convalidato o meno, perché non ho capito si guardano gli arbitri se c'era da... stanno prendendo la decisione, perché c'era il 9, era un 9 metri o era un fallo, cos'era? Perché se era un fallo è gol, se era un 9 metri temo non l'abbiano battuto. Esatto, sì, cioè la ripresa del gioco è stata sicuramente non da 9 metri. Vediamo un po', tiro franco mi sa che decidono. A giudicare dal labiale, gli fanno tirare un tiro. Credo che la fischiata dell'arbitro fosse un 9 metri, quindi essendo scaduto il tempo, o riportano indietro il cronometro di qualche secondo, però non ho visto fermare il cronometro. L'arbitro si e quindi si probabilmente si partirà con un tiro franco a favore del Cassano. Perché allora non è gol, questo è certo. Il gol non è stato convalidato, questo è l'unico punto di sicuro. Quindi è stato fischiato un 9 metri. Esaurito il tempo, quindi non hanno fermato il tempo. Vediamo, si prenderà con un tiro franco. Eva ce l'ha questo tiro. Ricordiamo, con le nuove regole non può saltare né giocatore ovviamente, ma da qualche anno neanche i difensori possono saltare. Trova il modo di superare la difesa, ma non trova i 3x2, quindi palla a lato, e archiviamo il primo tempo sul punteggio di 21-13, quindi più 8 vantaggio per il Cassano. Sono 6 reti per Del Balzo, 2 per Montoli, 1 per Jovovic, 4 per Gozzi, 3 per Zanellini, 3 per Brogi e 2 per Ponti. Nelle file invece delle cingoli abbiamo Bartolucci con 5 reti, le migliori delle compagne, poi 1 Faris, 4 reti per Ciattaglia, 2 reti per Lenardon e 1 rete per Mariniello. Bene, con una brevissima analisi del primo tempo, quindi partita abbastanza equilibrata per 20 minuti, poi break decisivo delle nostre ragazze negli ultimi 10 minuti, mandiamo in archivio il primo tempo su punteggio di 21-13 e noi ci sentiamo fra qualche minuto. Ciao! A dopo!
Eccoci qua, bentornati, sempre Palazzetto Tacca, Serie A Beretta, settima giornata di andata, Cassano Magnago 21, Polisportiva Cingoli 13. Il tavolo alza il braccio, tutto pronto per cominciare, l'arbitro fischia. Inizia il secondo tempo, 21-13 il punteggio del primo tempo, con un'accelerazione da parte del Cassano nella seconda parte del primo tempo, con diversi contropiedi. Intanto è Cassano che inizia le danze con questa azione offensiva. Lisa, Ponti, Cobianchi. Vado a recuperare qualche risultato di altri campi. Intanto traversa di Cobianchi, credo. Dicevamo Pontigna-Nuoro 21-14. Per quanto riguarda le altre partite della Serie A Beretta, e Brixen-Leno comincerà a momenti. Intanto è ancora Cingoli che prova e trova lo spazio, ma trova anche un, 7 metri. Un tiro dai 7 metri. Prima il palo e poi il tiro dai 7 metri. Intanto le altre partite già terminate, abbiamo Mestrino-Erice, si è conclusa con il punteggio di 28 pari. Cambio del portiere per questo tiro dai 7 metri, entra Milica Milosevic. Tutto pronto, tira Bartolucci, numero 3. Palo, anche se Milica aveva intuito il lato, quindi c'era comunque, non so se avrebbe preso veramente la palla, però nel dubbio la palla si schianta sul palo, quindi nulla di fatto, tentativo per i Cingoli di accorciare distanze, ricordiamo 8 le reti da recuperare, frutto di quel break negli ultimi 10 minuti del primo tempo. Ancora palla, palla per Del Balzo che riesce ad agguantarla, nonostante c'era un nuvolo di mani, è riuscita ad agguantare 9 metri. Quindi si rimane in attacco sempre con Eva Broggi in posizione centrale e Ponti e Cobianchi come terzini. Aiuta anche Bianca, poi ehi, si alza. Guarda cosa si è inventata la Bianca. Gran gol di Bianca. Primo gol su azione, perché fino adesso ha fatto o stile dei 7 metri o contropiede. Per la prima volta segna su azione in maniera insolita, perché intanto, è uscita esatto, fuori come pivota ad aiutare il giro di palla. Poi è rientrata sugli 8. Direi che è inedita, non esce nessuno. Arriva sui 7, non esce nessuno. Arriva sui 6, non esce nessuno. Ciacca il tiro e ha tirato. E brava più, Bianca. Più 9 per Cassano, 22-13, due minuti già giocati. Tanto è Laita lì al centro a interrompere. Cassano sempre con la 5-1, questa volta è Giulia Laita in punta a fare la spina nel fianco dell'avversaria. Prova con cambio di direzione, copre bene la difesa del Cassano, prova a forzare. È bello il duello tra Lenardon e Zanellini che si ripete, abbiamo visto ampie volte nel primo tempo. Più piccolina la nostra Sara, ma riesce caparbiamente a tenere testa la più alta e più esperta giocatrice. Sfondo e contropiede, Laita riesce forse? No, non riesce. Lancio un po' lungo, non si è accorto che riusciva a bloccarla, ha tentato ma con il pugno di indirizzare verso la palla. Poi ha riaccelerato, ma ormai la palla era andata. Stata calibrata in modo diverso. Tanto palla che finisce ancora, palla recuperata, Bertolino riesce anche a fare un palleggio Bianca. Ottava sì, rete per lei. Si è avvicinata in maniera molto rischiosa alla linea dei 6 metri, è stata brava a saltare prima di calpestare. Vediamo che Bianca ancora alla ricerca della forma migliore, ricordiamo quest'anno lavora in quel di Milano, quindi torna a casa abbastanza tardi la sera, non riesce sempre ad allenarsi come vorrebbe, quindi sta faticando a trovare la migliore forma. Tiro da fuori. Però la classe rimane sempre indiscussa. C'è Bertolino che para, dunque Cobianchi accelera, si infila e la palla e trova la porta. Un po' sfortunata Michela, non riesce a realizzare ancora all'asciutto quest'oggi Michela, nonostante si sia liberata parecchie volte al tiro. Vediamo se prima del termine ci sarà gioia personale anche per lei. Intanto segnaliamo massimo vantaggio, più 10, il Cassano si è portato 23-13. Cingoli che ancora non segna di ripeto, vediamo se sarà questa l'azione in cui si sbloccherà. Forse c'era passi, arriva Laita, però riesce solo poi riesce a gestire a palla. Deviare. Velieri prova a liberarsi, poi non ha compagne libere, cioè passivo, poi la palla arriva all'ala, bello passaggio di Ciattaglia per numero 18, Cristalli Francesca. Prima rete per lei, ora rimessa dal centro da ripetere, erano già oltre i ragazzi quando l'avrebbe fischiato, quindi si torna indietro e si riparte con l'azione di attacco del Cassano. Intanto si va a posizionare Bianca Del Balzo proprio al centro della difesa del Cingoli. Lisa
Michela, ancora Lisa, Eva, intanto risale l'Aita, si va a posizionare al secondo pivot, Lisa Ponti cambia con Eva Broggi, arriva Cobianchi, ancora Lisa prende palla, cambia uno contro uno e va a incocciare contro l'attrice del gol di prima, Francesca Cristalli, quindi sfondamento ancora una volta. C'era il passaggio magari a Perlale, poi a risalire, attenzione perché c'è imprecisione nei passaggi del Cingoli, comunque si riprende, ancora Laita lì in mezzo a interrompere il passaggio di palla, tanto è terzini obbligati, intanto prova un tiro Sornione ma finisce fuori dalla porta, è un altro contropiede, probabilmente va Eva e palo. Prova il palo, va uno contro uno su Bartolucci nel tentativo di superarla, la supera, poi si presenta su 6 ma da posizione un po' angolata, prova a superare il portiere battenti sul primo palo ma la palla proprio va a incocciare sul palo medesimo. E 5 minuti e mezzo sono passati, più 9 il punteggio per Cassano, 23-14. Lisa ha capito tutto, ruba palla e poi per Laita, questa volta è preciso e va a realizzare Giulia Laita, prima rete anche per lei, numero 27 della Cassano, che finisce anche lei tra i marcatori sul tabellone, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marcatori diversi, 8 marcatori per diversi, sì, abbiamo detto, ci ha citata, manca l'appello ancora Michela che è stata un po' sfortunata nelle conclusioni, prova a forzare, ottiene un 9 metri, diciamo che c'è un po' di come dire, c'è meno precisione adesso nell'attacco del Cingoli. Arriva la palla al pivot in maniera caparbia, riesce a realizzare Mariniello, resiste agli attacchi dei difensori del Cassano, attenzione ancora rimessa troppo veloce, quindi tutto da ripetere, abbiamo detto all'inizio, Cingoli neopromossa si affida a tutte le giocatrici al vivaio, quindi a parte Lenardon sono tutte ragazze giovanissime con poca esperienza, quindi ci sta anche che ogni tanto qualche piccolo errorino possa essere commesso, glielo concediamo. E intanto il Cassano che si prepara all'azione offensiva, Lisa Ponti cambia con Eva che arriva, Cobianchi ancora, Zanellini. Zanellini non c'è spazio, devi salire. Tiene palla, arriva Eva Broggi, dall'altro fronte, scarica Bianca che prova, lotta, ma difesa. Un altro 9 metri, attenzione perché siamo sotto passivo. Si alza Broggi da fuori, non riesce a chiudere il tiro, la palla si perde oltre la traversa, non c'è fallo, quindi possesso palla a Cingoli. Riparte, vediamo se c'è seconda fase o si schierano, prova ad accelerare ma poi deve fermarsi perché litiga anche un po' con la palla stessa Lenardon, quindi tutto da rifare, ci si ferma e ci si organizza per bene, arriva Terzini, Melieri, passaggi veloci, ancora ci attaglia e va. Tiro improvviso, non sarà più hanno nessuno. Trovato forse una buona lettura della difesa del Cassano in questo frangente. E quindi 24-16, quindi recuperano due reti le ragazze del Cingoli. Quinta rete personale per Chiara Ciattaglia che ha sorpreso tutti perché sembrava tirato sul secondo passo, infatti quindi ha tolto il tempo sia difensore sia Nila, che non era assolutamente non aveva ancora caricato la molla per poter effettuare la parata. Tiro poi ben piazzato, non angolatissimo ma neanche troppo centrale, quindi non è potuta arrivarci in tempo Nila. Intanto è entrato il numero 18 Piatti Alice nel fila del Cassano, passaggio sembrava fuori, infatti finisce fuori, palla persa, in questo momento c'è meno decisione, anche un po' più confusione anche nell'attacco del Cassano, ne approfitta il Cingoli, buona la seconda fase, va a disturbare Cobianchi l'ultimo passaggio metri. Ma fallo laterale semplice, quindi rimane in attacco Cingoli, vediamo, intanto è Zanellini che prova, ruba questa palla vagante Laita dopo il balzo di Leonardon, prova ad arrivare Cobianchi, vediamo se è arrivato il suo turno, no, scarica per Del Balzo, buona il tira fraseggio. Sul piede d'appoggio, brava Bianca, sì, buono il fraseggio tra Cobianchi e Bianca Del Balzo che va a segnare l'ennesima rete personale, si porta ben 8 reti, 9, aggiornato adesso 9 reti personali, vicina alla doppia cifra la nostra Octopus come la chiamava il buon Cassio, che ricordiamo sarà qua con noi fra poco per la partita della maschile, tiro da fuori fa buona guardia Nila, forse la palla c'è ugualmente, però gestisce il pallone, può ripartire la seconda fase, andiamo ancora Alice Piatti che probabilmente fa un cambio attacco e difesa con una compagna, esatto. Si va a posizionare a terzino destro, a sinistra Lisa Ponti, al centro Michela Cobianchi,
gli dà un'istruzione, ho visto Michela che annuiva, vediamo di che si tratta. Intanto fa cambiare posizione il pivot, la mette tra secondo e terzo, passaggio fuori misura. Prova a cambiare tutto Alice, ma palla si perde in fallo laterale. Pronto a ripartire Cingoli, che deve recuperare comunque ancora 9 reti. Intanto 10 minuti ormai del secondo tempo sono già passati, Cingoli che per il momento rimane ancora sotto di 9 lunghezze rispetto a Cassano, tanto 9 metri per le ragazze marchigiane. Riprende il giro di palla, la difesa del 5-1 mette un po' in difficoltà, prova, tanto però era arrivato il fischio dell'arbitro per un 9 metri a favore del Cingoli. Si riparte e ancora la 5-1 del Cassano, tanto si appiattisce, attenzione, palla finisce fuori, il passaggio era impreciso, finisce fuori e forse c'è un po' di stanchezza anche Luca, perché effettivamente sì, c'è un gioco molto più... Era stata una partita molto equilibrata di 20 minuti, poi il Cassano ha fatto quel break decisivo, il Cingoli sta provando a recuperare, però magari fa un break di 1-2 reti, ma poi il Cassano rintuzza l'attacco, quindi probabilmente anche un po' di scoramento nella fine dei Cingoli, perché comunque 10 reti da recuperare, Alice Piatti tira alto. C'è tutto il tempo, ma sono comunque tante, quindi manca un po' di lucidità o di quantomeno di continuità nel fare cose buone, poi alternate magari a errori dovuti. Passaggio per il pivot che arriva, attenzione, tiro dei set. Stanno giocando bene col pivot, stanno cominciando a giocare col pivot. Ma intanto il movimento è stato perfetto, è andato a liberarsi, ha trovato lo spazio, poi è stata spinta e dunque ha guadagnato un tiro dai 7. Quindi buona l'azione del pivot del Cingoli. Tanto va a incaricarsi del tiro dai 7 la numero 3 Bartolucci Sara. Sempre lei, nonostante l'errore di prima, viene confermata come tiratrice. Milizza, e si rifà, quindi non ha paura, non scotta la palla. Molto interessante, perché di solito quando un tiratore designato sbaglia un tiro viene sostituito, invece Analla decide di confermare Bartolucci al tiro e la fiducia viene ripagata con la sesta rete per Sara Bartolucci. Quasi tutte da 7 metri, forse 1-2 massimo su azione. Lisa prova 9 metri. Ha visto la porta, lo spazio per tirare, però è stata sottoposta a un fallo, per cui 9 metri, si riparte nuovamente, sempre Lisa al centro, fa posizionare il pivot. Secondo pivot, Laita, Michela per Del Balzo, scarica ragazzi. Per Del Balzo, che bello. Bella azione, perché ha fintato molto bene il tiro, ci avevo creduto anch'io che volesse tirare, giuro. Però 26 vero che 17. Ingannare me non è così difficile, però ero convintissimo che stesse per tirare in porta. E intanto ci avviciniamo alla metà del secondo tempo, sono 12 minuti e 10 secondi già giocati, 26-17 il punteggio, Cingoli che attacca. E intanto segnaliamo Del Balzo, con questa rete si porta in doppia cifra, 10 attenzione, reti per lei, poi stessa Bianca ruba Laita, palla, lancia per Laita, va. E trova lo spazio. Brava Bianca in questo caso a conservare, sì, il possesso di palla. In veste di assist man, assist woman. Woman nel caso specifico. Intanto time out chiamato da José Analla, quando vede il Cassano nuovamente a più 10 decide di interrompere il gioco e provare a inventarsi qualcosa di nuovo. Intanto Bianca è passata alla doppia cifra con 10 reti personali, quindi bel bottino per lei quest'oggi. Vediamo cosa si inventerà il coach della squadra marchigiana. Finora non hanno cambiato le difese, le due squadre sono partite in 5-1 Cassano e 6-0 Cingoli e tale sono rimaste. Vediamo se magari prova una difesa più aggressiva. Tanto inquadrata la panchina del Cingoli con il coach. Sta dando indicazioni proprio precise con la lavagnetta, quindi vediamo se ci sarà un cambio tattico le fila marchigiane. E intanto il tabellone richiama le ragazze in campo, si riparte per questi ultimi 17 minuti e 30 di gioco. Parecchie giocatrici sono andate in gol sommando le due squadre, ovviamente sono oltre 14-15 persone, quindi giocatrici, tanto si riposizionano le giocatrici in campo. Cassano in difesa, ovviamente Cingoli in attacco e si riprende.
sicuramente c'è un filo di stanchezza, primo tempo ha provato entrambe le formazioni, direi. Bellier, è da fuori, mamma mia, che setola! Sabongina per Ciattaglia che suona la carica, setola, è ancora ragazzi. Vivo il Cingoli, non si arrende. Alla faccia della stanchezza, tirato una bomba, e per Bianca, penso che neanche Bianca avesse capito che probabilmente Lisa avrebbe poi optato per il passaggio, perché peraltro aveva anche lo spazio per entrare, quindi si aspettava che concludesse l'azione andando a tirare, così non è stato. Ad ogni modo Bianca guadagna un 9 metri e dunque è di nuovo Cassano che manovra in attacco, tanto Alice Piatti, arriva Lisa Ponti, prova a tirare bello un po' più tiro, appoggio, ragazzi, guardate cosa sei golasso di Bianca, recupera la palla respinta da Margherita Danti e lo trasforma in un pallonetto fantastico. Undicesima rete veramente Bianca da terra sdraiata da un giro di palla incredibile, quindi magari ce lo segniamo questo gol per segnalarlo poi. Tanto buono il raddoppio della difesa con Gloria che va a dare manforte a Del Balzo, 9 metri già battuto, Cingoli che prova nuovamente a trovare lo spazio, lo fa con il numero 8 che però non trova lo specchio della porta, per cui si riparte con una seconda fase veloce del Cassano. Lisa Ponti laita, ritorna la palla Lisa Ponti, anzi Michela Cobianchi in questo litiga caso. Litiga un po' col pallone, non riesce a trattenerlo. Guadagna 9 metri, sì, guadagna 9 metri. Nel frattempo è entrata anche Milica a difendere i pali del Cassano, quindi Milica Milosevic. Sempre più 10 per il Cassano, oramai siamo a metà del secondo tempo. Attenzione perché prova questo è sfondo, ancora una volta oscuro. Sfondamento di Michela che sembra quasi esasperata da non riuscire a trovare la marcatura personale, ci sta provando in tutti i modi, in elevazione, in doppio appoggio, in penetrazione, in mezza difesa. Tanto attenzione, si avvicina pericolosamente e va a realizzare una bella rete. Numero sembra 8. Volerci provare il Cingoli, non demorde. Michela Del Balzo, 9 metri. E nonostante tutto è la prima rete per Roberta Velieri, è stata una molto attiva, terzino mancino, però prima rete per lei a 15° della ripresa sul 28-19 per il Cassano. Tanto va secondo pivot Laita, arriva Lisa Ponti, cambia con Alice Piatti, Michela Cobianchi Laita per Laita, fa buona guardia Danti, ha cercato il secondo palo Giulia, ma Margherita Danti si è fatta trovare pronta neutralizzando il tiro. E dunque Cingoli che prova a ridurre ulteriormente, vediamo, intanto arriva ancora da fuori, ancora Ciattaglia, ovviamente caso, Sì, ovviamente devono affettare i tempi, quindi azioni veloci, vanno subito al tiro e Alice ora un Piatti, 3 su 3 Laita, Laita prova a risalire, visto che prima dall'angolo troppo chiuso ha trovato schiantarsi sul numero 20 prova tra primo e secondo Cingoli. Ma ha trovato l'opposizione del pivot che in difesa gioca centro dietro. Intanto ingresso in campo anche per Giulia Milan, numero 89 all'ala destra, a dare cambio a Sara Zanellini. Esce Del Balzo. Ci fa piacere vedere in campo Giulia, perché viene anche lei da un brutto infortunio al ginocchio Alice un anno Bianchi, e mezzo Michela fa. Cobianchi, Milan. È sempre bello rivederla in campo. Alice ancora per Milan. Non c'è spazio, deve risalire. Viene accompagnata oltre i 9 metri da Lenardon. È passivo Alice Piatti. Prova ancora da fuori, si alza bene ma non riesce a chiudere col polso, quindi la palla si perde oltre la traversa. Ci prova Cingoli, attenzione. Eh sì, Cassano ha sicuramente abbassato l'intensità di gioco in fase offensiva e ne sta approfittando il Cingoli. Attenzione ancora, palla per Lenardon. Palo sfortuna, fuori. Palo, aveva superato il portiere ma la palla si stampa sul palo. Poi Michela Cobianchi. Seconda fase per il Cassano. Che viene atterrata, attenzione. C'è stato uno scontro fortuito. Sì. Il tentativo di fare uno contro uno, di andare via, ovviamente arrivava una velocità. Colpo al volto. Sì, arrivava, credo che abbiamo scontrati volto su spalla, che Michela Cobianchi arrivava più in velocità, giocatrice avversaria cercava di non lasciargli il corridoio libero, ma l'ha costretta a rientrare. Michela verso la panchina, quindi cambia con Ferrazzi che è già pronta. Sì, sì, esatto. Tanto il medico va a sincerarsi delle condizioni
di Cobianchi. Riprende il gioco Alice Piatti, Lisa Ponti, Ferrazzi, Sofia, ancora Alice, Lisa si accentra, risale del balzo, finta il tiro. Ho provato a sorprendere come prima, Ferrazzi, questa volta viene attenzionata e sbaglia Lisa Ponti, scarico passaggio per l'ala. Palla persa. Era tutto buono, il passaggio però è fuori misura e dunque ancora Cingoli che può ulteriormente tentare di ridurre il gap a meno 7. Se ne va dall'ala, però è 9 metri. Attenzione a Leonard Don, subentrata Giulia Milan, ancora non ha preso le misure, cosa che invece era riuscita a fare Sara Zanellini in precedenza, quindi prova ad approfittarne Leonard Don. Poi Velieri, dall'ala, scarico per l'ala, Cristalli non trova la porta, si è liberata bene, ha creato una buona azione, attacco dei Cingoli, ma Cristalli non trova la porta, palla che si perde oltre il secondo palo. Ponti, Ferrazzi e Alice Piatti in questo momento la batteria dei tre terzini per il Cassano. Lisa Ponti, Alice Piatti, Ferrazzi, ancora Ponti, spazio per Milan questa volta, c'è però anche per lei un pezzo di sfortuna, palo. Attenzione. Riparte Cingoli, ma ha capito tutto Gloria, e non è la prima che Bianca recupera. Poi bello il no look per Laita, il gancio, poi non riesce a sfruttare Laita, peccato, non trova spazio positivo, passaggio in intercettato caso. Grande passaggio no look di Bianca, sì, del balzo, sì, sembrava un gancio cielo tipo NBA. Karim Abdul-Jabbar, e allora è Cingoli che va ancora con il numero 8 che prova, trova palo, il palo. Un po' di sfortuna, tre pali consecutivi, su tre azioni su due fronti. I pali sono protagonisti in questa partita perché davvero non si conta. Il miglior marcatore dell'incontro, il palo, perché il palo ne hanno stoppate parecchie. Il miglior portiere a questo punto. Va bene, allora Cassano rallenta e dice vabbè, non c'è motivo di correre, organizziamoci per bene. Ed è Lisa al centro, tanto sale Laita, Ferrazzi cambia con Lisa Ponti. Va Ferrazzi, Alice Piatti, ancora fuori il tiro, nulla di fatto, tanto mancano 10 minuti e 40 secondi al termine del match, 28-20, per il momento resiste Cassano con il massimo vantaggio a 10 reti, adesso a più 8. Ancora lei ci Velieri, prova, spazio sul primo palo. Quando, attenzione, crampo. Credo ci sarà anche due minuti. C'è un crampo. Due minuti per Sofia Ferrazzi. Intanto rimane a terra Velieri, però adesso si rialza. Sì, dal tipo di smorfia direi che è proprio un classico crampo. Sì, perché si tirava al piede. E lì, e quando arriva così col cambio di direzione, l'ha già fatto un po' di volte. Se non la prendi per tempo, poi dopo finisce così. Non dovrebbe essere 21? 28-21 dovrebbe essere, sì. Però non lo vedo neanche sul tabellone, quindi attendiamo. La rete è stata convalidata, sì. Mi pare di sì, mi pareva di sì. Non avendo l'RVM, non possiamo saperlo. Lisa Ponti, Milan, risale. Eccolo qua che viene segnato. È arrivata. Intanto ancora una palla recuperata, ma poi non riesce a impedire che la palla esca dalla... Ha tentato il tutto per tutto. Perché c'era anche la porta vuota, quindi ha tentato con una smanacciata. Se va, la butto in direzione della porta. Magari l'M entra. Approfittiamo di questo extra player, invece non è riuscita. Beh, però ha avuto... Lucidità, sì. Cioè, ammirevole il tentativo. Se fosse successo sarebbe stata anche veramente tanto una bella... time out. No, viene fermato il tempo dal delegato Pigiacca, ma non abbiamo capito perché si consulta con l'arbitro, non c'è stato time out. Probabilmente doveva chiarire qualcosa. Qualche aggiornamento. Dunque, intanto arrivano i ragazzi del Molteno, li vediamo sullo sfondo che prendono possesso dello spogliatoio. Alice Piatti trova del balzo. E ancora una volta palla che in qualche modo arriva in fondo al sacco. Dodicesima rete per Bianca. Tanta roba oggi. Attenzione. Palla persa, proprio Bianca la recupera. Poi si porta via il difensore facendo spazio per Giulia, ma poi il passaggio troppo corto. Tutto bello perché ha portato via il difensore e Giulia nel frattempo si era allargata, ma il passaggio invece è stato corto ed è riuscita ad arpionarla. 9 minuti al termine, 29-21 il punteggio, il Cingoli che ha fatto di tutto e sta provando di tutto, trova in questo caso
Milizza a dire di no al tiro della giocatrice del Cingoli. Cassano che si organizza nuovamente per questa ennesima azione offensiva. Tanto del balzo dal cambio alla collega Eva Broggi, che entra in posizione di pivot, appunto, sostituendo del balzo. Sì, aveva bisogno di minuti Bianca, quindi ovviamente non può giocarne 60, ma importante Gozzi, questo minutaggio. Laita. Buono il passaggio, finta il tiro, Alice Piatti lascia Laita. Correre l'arbitro, passaggio tentativo per il... un piede di qualcuno c'era, bene, si continua a giocare. Non abbiamo visto di chi, ma sicuramente la non palla è andata su una gamba. Non saprei dire di chi, questo sì. Probabilmente non sapevano forse neanche gli arbitri, allora ha detto nel dubbio. Può essere, nel dubbio si lascia correre il gioco. Allora, 29-21 punteggio, 22 minuti giocati, 8 minuti al termine. Cingoli che attacca, difende Gozzi, 9 metri. Sono ormai le ultime battute di gioco. C'è ancora la possibilità. Bello l'uno ancora, contro uno. Ancora, ragazzi, cos'è il quarto, il quinto? Non ho perso il conto. Roberta Velieri, marchio ancora di una volta fabbrica. Uno contro uno. Alice Laita si ferma. Ferrazzi nel frattempo rientrata da 2 minuti. E time out chiamato dal nostro Sasha Milanovic. Più 7. Allora, intanto il parziale è buono per i Cingoli, che va a ridurre il gap da massimo 10, ha portato a 7. Adesso mancano, mi pare, 7-8 minuti al termine, quindi siamo lì sul confine della famosa legge del punto di pareggio. Adesso vediamo, intanto è la panchina del Cassano inquadrata come d'uso, insomma viene inquadrata la panchina che ha richiesto il time out, ed è Sasha Milanovic che dà indicazioni alle proprie giocatrici. Sì, diciamo, non mi sembra soddisfatto del posizionamento difensivo, dando indicazioni di come mettersi quando probabilmente queste continuazioni uno contro uno di Velieri, che ha superato 4-5 volte in fila le nostre giocatrici, non l'hanno soddisfatto, quindi sta cercando di portare un correttivo a questa situazione, perché comunque il Cingoli qualcosina rosicchiato, siamo passati da più 10 a più 7, quindi onde evitare di aggravare la situazione ha tentato di portare correttivi a questa fase difensiva. 7 minuti e mezzo al termine. Potete riprendere il gioco. Ancora interessante, ce la godiamo fino alla fine, poi ricordiamo a seguire Serie A Beretta maschile, Cassano versus Molteno. Questo è il programma della giornata qua al Palazzetto Tacca, quindi settima giornata di Serie A Beretta femminile, a seguire la decima giornata per la Serie A Beretta maschile. Riprende il gioco, Laita. Broggi, finta il passaggio, arriva Milan, risale di nuovo Cobianchi. Rientrata Cobianchi in campo dopo Laita, il time out, prova un tiro doppio appoggio, finta ma poi sotto. Non ha capito Ferrazzi perché è arrivata leggermente in ritardo e quindi la difesa ha avuto un buon gioco. Il braccio del passivo, ne sono qua, eccolo qua, pronti via, arriva Broggi. Ferrazzi, ancora Laita, prova questa volta il tiro, sporcato. Oh, quanto spazio per Gozzi! La palla poi, dopo la deviazione del portiere, è arrivata anche a Gozzi, nel frattempo il primo difensore era già partito in contropiede e Giulia Gozzi sola sola realizza la sua quinta rete, buon bottino anche per Giulia quest'oggi. Ritorna il Cingoli ancora, ha capito l'indicazione di Sasha, ha detto guarda che se fai così ti prendi lo sfondo, e così è stato, intanto però poi troppa fretta di inizio per il contropiede. Comunque vuol dire che almeno hanno ascoltato l'allenatore nel time out, cosa che non bisogna pasticcia, mai dare per scontata. Cingoli. E ora la palla scotta via. C'è stanchezza sicuramente, si tende a dar via la palla e non trattenerla. Intanto Cassano comunque è riuscito a conservare il possesso di palla e si presenta davanti alla difesa del Cingoli. Intanto 6 minuti precisi al termine del match. Ferrazzi, esce Broggi, riceve, scambia con Cobianchi, riceve nuovamente Ferrazzi che incrocia Cobianchi da fuori, eccola qua, finalmente abbiamo chiamata, eccola. Prima rete per Michela Cobianchi, chiamata anche lei a presentarsi nel tabellone, questa volta
non si fa pregare. Abbiamo il finale da Pontigna, dove le padrone di casa della Casa Rurale Pontigna hanno battuto l'Handball Club Nuoro 31-20. Mentre è cominciato il match tra Brixen e Leno. Passivo. E attualmente al 25, quindi è quasi al termine del primo tempo, Brixen 13, Leno 9. Area aveva comunque fatto una bella parata a Milizza. Si era opposta al tiro della giocatrice del Cingoli. Tanto corre tempo, 5 minuti al termine, 31-22, si è portata ancora a più 9 Cassano. Comincia a mettere seria ipoteca sul match Cassano. Ferrazzi riceve Cobianchi. Ci ha preso gusto, si è sbloccata. Ha detto va che Bianchi a 12, mo quasi quasi prova a prenderla. Un time out, una sorta di reset che ha fruttato a Michela l'opportunità di fare due reti, una dietro l'altra. E riportare Cassano massimo vantaggio a più 10. Ora cambio non di schema difensivo, perché si rimane sempre in 5-1, ma in posizione centravanti. Mamma mia, è tornata Giulia Gozzi. Attenzione. Palla che si era impennata perché era ambulata in Serie A sulla l'abbiamo schiena. Visto due volte con il Cassano, palla parata, va in alto, rimbalza, entra in porta. Qui poteva essere una cosa simile. Inizia nel tentativo di cercare dove fosse finita, non si è accorta che si era impennata, le è carambolata sulla schiena, poi per sua fortuna non era tornata in direzione della porta. 4 minuti al termine, 32-22, ancora massimo vantaggio per il Cassano. Arriva Sofia Ferrazzi con Bianchi per Milan, che riprende il palo. Sì. Come precedentemente era capitato, torna il Cingoli a liberare. Bello il passaggio smarcante per l'ala, bella l'esecuzione del tiro. Francesca Cristalli, seconda rete per lei. Prova un doppio appoggio Giulia Laita, ma la palla va oltre la traversa. Ultimo assalto per i Cingoli, anche se comunque sono 9 le reti da recuperare. Ovviamente non si arrende Lenardon, prova di tutto ma viene fermata in maniera fallosa a 9 metri. Lenardon, che è stata spostata a terzino destro in queste ultime fasi di gioco dalla sua posizione iniziale di ala sinistra, può andare uno contro uno. Oh, bello il passaggio. Scarico al pivot per numero 5 Fatima Faris. Esatto, seconda rete anche per lei. Intanto, come dicevo, 3 minuti al termine scarsi, 32-24, quindi più 8 per Cassano. Cingoli che ha fatto un ennesimo piccolo scatto in avanti, ma il break dato nell'ultima parte del primo tempo ha resistito in questo secondo, quindi... Sì, diciamo la partita si è risolta lì, perché Cassano ha preso un primo tempo arrivata a più 8, il secondo anche a più 10, ma bene o male... La partita è stata decisa negli ultimi 10 minuti del primo tempo, quando il Cassano ha approfittato della stanchezza avversaria per allungare in maniera netta. Dopo i primi tentativi a più 2 più 3 gli ha preso vantaggio deciso e poi ha gestito i tentativi di rimonta della squadra ospite nel secondo tempo. Questa è più o meno la chiave di lettura del match quest'oggi. Cobianchi, passaggio per Broggi che però commette infrazione di area. No, infrazione di area, a quanto pare viene fischiata la difesa, perché viene assegnato un tiro dei 7 metri. Tiro dei 7. Non ha convalidato la rete, la marcatura, perché probabilmente anche Eva si era trovata dentro l'area, però a giudizio dell'arbitro il fallo di invasione era quello precedente della difesa, quindi tiro dei 7 metri che si incaricherà Milan. Giulia Milan contro Ilenia Battenti, una finta. E poi va a realizzare, quindi anche per Giulia Milan va nel tabellone. Anche Giulia Milan si allunga la lista delle giocatrici andate in marcatura. Attenzione. Sono ben 10 le giocatrici del Cassano che hanno marcato almeno una rete, se togliamo i due portieri e Rebecca, che seppur a referto non è entrata in campo time neanche un istante. Non riuscivo a capire, time out. Manca un minuto e poco più al termine del match.
12 reti per Bianca del Balzo, prestazione veramente incredibile. Sì. Sì, l'abbiamo detto, non è al massimo della forma perché i suoi impegni lavorativi le impediscono di allenarsi in maniera costante, ha dovuto rinunciare alla partita di sabato scorso sempre per impegni lavorativi, però sta cercando di raggiungere il top di forma e quest'oggi ha giocato un bel 30 minuti tra primo e secondo tempo. Mi sembra che sia sulla buona strada, direi. Esatto, poi l'abbiamo vista sprintare parecchie volte consecutivamente in contropiede, quindi vuol dire che la forma sta arrivando piano piano. Molto bene, molto bene. Tanto è inquadrata la panchina, è già finito il time out, si torna a giocare quest'ultimo minuto abbondante di questo match tra Cassano e Cingoli, dove abbiamo visto un Cassano molto molto, diciamo così, padrone di casa soprattutto nella seconda parte del primo tempo, che ha generato il gap che poi ha conservato. Brave a spingere sull'acceleratore quando sono accorte le difficoltà dell'avversario, poi brave nel secondo tempo a gestire senza farsi prendere dalla foga, ma con calma, lucidità e raziocinio. Bel tiro intanto da parte della giocatrice numero 7 del Cingoli, Lenardon, terza rete per lei. Passaggio. Light per Gozzi, non c'è spazio, deve risalire adesso. Marcatura uomo su Ferrazzi. Guarda Broggi, dov'è? Eccola lì. Tanto doppio marcatura uomo, quindi tenta il tutto per tutto. 4 più 2 per Analla nel tentativo di recuperare qualche pallone, ma non si fa intimidire Eva Broggi. Entriamo ora nell'ultimo minuto di gioco. 34-25. Cingoli che gioca sempre estremamente convinto, ancora tentativo di passaggio al pivot, ma subisce fallo la giocatrice del Cingoli, e dunque 9 metri, passaggio al terzino, risale l'ala, si prende il tiro, attenzione, no, passaggio per il pivot, ma capisce tutto. Sofia per Gozzi. Gozzi in contropiede, recupera la palla e va. Va a realizzare, si è dovuto perdere un attimo per recuperare il possesso della palla e resistere anche all'attacco della giocatrice del Cingoli, palla che era un po' imbizzarrita. 15 secondi al termine, più 10 Cassano, ultimi secondi di gioco, prova a inserirsi, buona la difesa di Eva Brogi in questo caso, recuperata la palla, ancora contropiede, vediamo se c'è tempo per l'ultima azione, da per suonare la sirena. Ma fa in tempo la palla convalidato, entrare, gol, viene convalidato. E alla fine finisce più 11 la partita, 36 esatto. A 25 per il Cassano. Ricordiamo i marcatori del Balzo con 12 reti, Montoli con 2, Jovovic con 1, Cobianchi con 2 che si è svegliata proprio negli ultimi minuti, almeno relativamente alle reti, 7 reti per Giulia Gozzi, 2 reti per Laita Giulia, 3 reti per Zanellini, 4 per Brogi, 2 per Ponti e una per Milan su rigore. E invece nelle fila delle Cingole 6 reti per Bartolucci, 2 per Faris, 7 per Ciattaglia, 3 per Lenardon, 2 per Velieri, 3 per Cristalli e 2 per Mariniello. E allora che dire, Luca? Sì, l'analisi l'abbiamo fatta, teniamo buona quella del primo tempo, perché Cassano che ha allungato nel finale della prima frazione si è portata a più 8 con quella data all'intervallo, poi secondo tempo i Cingoli ci ha provato, perché è inutile negarlo, ha fatto anche dei break importanti, parziali 2-3-0, portandosi però massimamente a meno 7, non oltre. Cassano brave a gestire senza spingere troppo, poi ovviamente nei momenti di maggiore lucidità il Cingoli ovviamente doveva accelerare i tempi, qualche pallone in attacco l'hanno perso, ha approfittato per fare qualche gol in contropiede, allungare nuovamente e si chiude sul più 11, quindi Cassano che conferma la sua buona verve casalinga. Finora i punti sono venuti tutte dalle partite disputate tra le mura amiche del Tacca, ora bisogna cercare un po' di continuità e raccogliere qualcosa anche in trasferta. A tal punto vi diciamo invece quelli che sono i prossimi impegni delle nostre ragazze, quindi sabato prossimo, no, è che ho beccato arriva, quella della maschile, quindi ha tanti tempo, fogli, sta esatto, girando, è già avanti, quindi il prossimo turno vedrà le nostre ragazze impegnate a Ferrara, pregiunta, attenzione, ricordiamoci, turno infrasettimanale, quindi mercoledì impegnate a Ferrara, mentre sabato prossimo saremo di nuovo qua al Palazzetto Tacca con un bel derby, perché sarà ospite il Leno. Bene, ringraziando tutta la crew, quindi
Silvano Lonardo alla console tecnica, Davide Bianchi alla telecamera, il buon Cristiano Baggion qua in voce a fianco a me e l'incomparabile Luca Basile alla voce e al commento come sempre. E allora noi salutiamo con il classico saluto, buona palamano a tutti. Ciao.